Ciao ragazzi e bentornati sul canale dei Wolf Brothers. E oggi ragazzi io e Marco siamo ritornati su Dragon Ball Z Kakarot per registrare il quarto episodio. Allora, prima che inizi questo quarto episodio, Marco, fai un summit di quello che è successo Ah, l'ultima niente, è volta. stato un episodio abbastanza corticello. Abbiamo fatto un po' di addestramento con Gohan, cioè con Gohan abbiamo fatto poco, con Junior soprattutto che ha aiutato Gohan, poi si è trasformato in scimmione Gohan ed è finito lì l'episodio. Conosci del fatto che due potenti Saiyan arriveranno sulla Terra entro un anno, i guerrieri si preparano per lo scontro mortale. Nel frattempo, per poter ricevere lezioni da Re Kaio, Da qua inizia Goku tutto. continuò a percorrere la strada del serpentone. E dopo ciò, che sembrava un'eternità, raggiunse la sua destinazione. Accidenti, è davvero dura. Se va avanti così, mi ci vorrà tutto l'anno per arrivare da questo Re Kaio. Ehi, ma questa è la coda! Sono arrivato! Ce l'ho fatta! Ma qui non c'è niente! Cos'è quella cosa lassù? Forse è là che si trova Re Kaio. Evviva! Non c'è dubbio, c'è persino una casa! Ma se questo è il pianeta di Re Kaio, lui dov'è? E tu chi sei? Ehi là, sai come si chiama un bue senza una zampa? Manzoppo! Eh? Oh, forse era troppo raffinata e non l'hai capita. Che delusione. Vediamo se questa ti solletica di più. Drin, drin, pronto? Chi parla? Tu. Sì, sono proprio io! Troppo forte! Cosa? Si può sapere che ti prende? Che ci fai qui? Beh, io speravo che potessi allenarmi. Allenarti? Neanche per sogno. Non accetto allievi privi di senso dell'umorismo. Dai, Recaio, la prego! Beh, forse potrei ripensarci se superai il mio test. Se riuscirai a far ridere un grande comico come me, ti allenerò. Cosa? Vuole che le dica una freddura? Un bue senza una zampa è un manzoppo. La coperta bianca è sbiancata. Sì, sono proprio io. Quale vuoi? La coperta bianca è sbiancata. Ah, sta ridendo, l'ho vista. Ah, lo ammetto, ci sai fare. Eh beh, grazie, Recaio, lo sapevo. Ho imparato da Steve per le freddure. Ti insegnerò tutte le migliori battute. Veramente vorrei imparare le arti marziali. Arti marziali? Perché non l'hai detto subito? Prima però devo metterti alla prova. Voglio capire con chi ho a che fare. Come vuole, sono pronto. Chi è mai questo ragazzo? Molto bene, ti allenerò. Potrebbe essere quello che stavo aspettando. Può darsi che riesca a imparare il Kaioken e magari anche quel colpo segreto. Goku giunge finalmente sul pianeta di Re Kaio e inizia il suo addestramento. Nel frattempo, Gohan è diventato più forte sopravvivendo nella natura selvaggia.
un maestro inflessibile. Ecco, finalmente è partito. Cosa posso fare oggi? Forse posso cacciare qualche dinosauro da queste parti. Possono essere molto pericolosi. Devo fare attenzione. Aumento di livello. Capacità di sopravvivenza. Sconfiggi il dinosauro nelle vicinanze e prendi la sua carne. Oh, cazzo. Attenzione, lancia colpi dell'oro per sconfiggere il dinosauro. Aia, aia. Aia, via. Oh, dai. Ti sto prendendo. Morto. Beh. Evviva! Direi che non sei più il mocciosesso che non riusciva neanche a procurarsi delle mele. Sei stato tu a lasciarmi qui. Mi chiamo Junior, non dimenticarlo. Junior? Non sei mica lo stesso Junior che papà ha affrontato in passato. Scommetto che tuo padre ti ha parlato di me. Quindi sai quanto sono terribile, giusto? Sì, ricordo che mi ha raccontato di un essere malvagio chiamato Grande Mago Junior. Imbocchiamoci le maniche. Prima di tutto devi imparare a volare. Gon aveva finalmente iniziato il suo addestramento con Junior. Per imparare a volare doveva prima padroneggiare l'uso dell'aura. Grazie alle severe lezioni di Junior, Gon apprese gradualmente come controllare la sua aura. Ce l'ho fatta! Bene così, a quanto pare stai imparando a controllare la tua aura. Non riderai a lungo. Ora ti insegnerò a combattere sul serio. Forza, preparati. Vieni da me quando sei pronto e non ti azzardare a scappare. Chiaro? Bene, vedo che non sei corso a casa a piangere dalla mamma. Iniziamo, preparati. Va bene. Iniziamo. Questa non sarà facile. Bene. Vai così, Gohan! Occhio! Vai! Bell'attacco! Aia! Attenzione che Junior inizia a caricarsi! Attacco a vuoto da parte di Gohan! Arrivano un paio di colpi dell'aura da parte di Junior! Bene. Ai. Meno male che non piace più come 6 mesi fa. Dì un po', tanto tempo fa tu e mio padre vi siete battuti, vero? Sì, e non abbiamo ancora finito. Una volta sistemati i Saiyan, toccherà a tuo padre. Però mio padre mi ha detto una cosa. Che il grande mago Junior non è rinato cattivo come quello di prima. Lo penso un po' anch'io, anche se mia madre e mio nonno hanno paura di te.
Invece di chiacchierare, vattene a dormire. Domani l'allenamento sarà durissimo. Ok? Stupido ragazzino. Bene, quando vuole, Rakaio. Ora crea una sfera Genkidama e usa per distruggere questo mattone supersonico. Va bene. Wow, non ci posso credere! Bel lavoro, Goku! Grazie, non è stato facile. Come ti ho detto, la sfera Genkidama si forma concentrando in un globo l'energia di tutto ciò che ti circonda. È incredibilmente potente, ma se sbagli potresti persino rischiare di distruggere la terra che vuoi proteggere. Per questo è meglio usarla solo come ultima risorsa e non più di una volta. Però come pensavo, potrebbe essere in grado di completare l'addestramento. Trascorso del tempo, l'addestramento di Gohan con Junior sulla Terra proseguiva. Non mi sembra di aver detto che puoi riposarti. Mangia, dormi, combatti. Questa è la tua vita ora. Non dimenticarlo. Ma se io... Basta così. Se non vuoi morire, devi diventare più forte di me e dei Saiyan. Lo so, però... Smetti di lamentarti e combatti. Ora mangiamo, ma poi si ricomincia. Bene. Se mi alleno senza mangiare o riposare, invece di diventare più forte, finirò per morire. Non potrò mai diventare forte come il mio papà o Junior. Ehi, potrei approfittarne per correre a casa. Va bene. Andrò a cercare qualcosa da mangiare. Vai verso casa di Goku dalla mappa del mondo. Ah, ok, quindi devo fare così e così. Qua è casa di Goku. Sì. Bene. Stufo del rigido metodo di allenamento impostigli da Junior, Gohan cerca di sgattaiolare a casa per riposarsi un po'. Durante il viaggio però incontra qualcuno. Chissà come sta la mamma. Ehi, non ci siamo già visti? Dici? Ci sono, sei il figlio di Goku, vero? Oh sì, sono Gohan. Sei un amico del mio papà? Esatto, abbiamo vissuto delle grandi avventure insieme. Wow, io sono Po. Goku non ti ha mai parlato di me? No, mai. Tipico di Goku. Ma è sicuro ti ha raccontato di Yamko, no? No, mai sentito. Ovviamente sì, fantastico. Che ci fai qui? Ah, giusto. Sto preparando un piatto per Yamko e qui si trovano gli ingredienti migliori. Sarà meglio che torni al lavoro, mi servono ancora delle cosette. Certo. Tutto questo parlare di cibo mi ha messo fame. Chiederò alla mamma di prepararmi qualcosa. Un panino alla carne sarà perfetto. No! Fermatevi! Bene.
Ok, Bene. dobbiamo distruggere i roboteschi. Uno è andato. Bene. Andati. Come fa a esistere un individuo così malvagio? Potrei imbattermi di nuovo in loro, ma la prossima volta sarò preparato. Non so come ringraziarti! Certo che sei proprio forte, Gohan! Dici sul serio? Non te ne rendi conto? Mi ricordi Goku quando vinse il torneo mondiale? Io, come papà? Sono davvero così forte? Ma certo, e anche coraggioso, tale padre, tale figlio. Non ho potuto fare niente contro quei mostri, sono proprio inutile. Ma non sei scappato, giusto? Yamcha si sta allenando molto, il minimo che possa fare è preparargli da mangiare. Inoltre Yamcha dice sempre che grazie a me riesce a dare il 100%, per questo non posso deluderlo. Tutti si stanno impegnando molto. Ah, ma è tardissimo, devo tornare e mettermi ai fornelli. Grazie dell'aiuto, Gohan. Ci si vede in giro. Junior è severo, ma mi sta rendendo più forte. Credo che continuerò ancora un pochino. Diventerò forte come papà e il signor Junior, così proteggerò tu, te e tutti quanti. Oh. Merda. Vai verso Palude di Blake dalla mappa del mondo. Ok. Eccola. Paluta di Blake. Colmo di determinazione, Gohan torna da Junior per riprendere il suo addestramento. L'esito della battaglia contro i Saiyan dipende da lui. Che cos'è? Ehi, il fiocco rosso. Ehi, quel marchio! Se non sbaglio, mio padre me ne ha parlato molto tempo fa. Credo che sia il simbolo dell'esercito del Red Ribbon. Fiocco rosso, in italiano. Pensavo che fosse una storia chiusa, ma a quanto pare alcune delle loro strutture sono ancora in piedi. Scommetto che quei robot sono programmati per proteggere gli edifici. Bene, dove dobbiamo andare? Vai al campo d'allenamento e mostra la tua forza a Junior. Junior, io... Fatti sotto. Cosa? Attaccami come se volessi uccidermi. Avanti, non vuoi diventare forte come me e tuo padre? Sì! Bene, Bene, di nuovo contro Junior. Oh, hai rotto il cazzo. Bene, Junior sconfitto di nuovo, stronzo. Finalmente inizia a mostrare dei miglioramenti, ragazzino. Anzi, Gohan. Grazie, signor Junior. Wow, mia madre starebbe di matto se mi vedesse così. Allora ti serviranno dei vestiti nuovi. Ma questi... Beh, ti crea problemi? No, per niente. Grazie, signor Junior. Eccoci! Ok ragazzi, e anche questo nuovo episodio di Dragon Ball Z Kakarot si conclude qua con un totale di S. Hai visto? Va bene ragazzi,
Questo nuovo episodio è finito, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, lasciate un commento qua sotto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, grazie Marco, Grazie a voi. e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!